ci impediranno di fare il nostro lavoro, noi continueremo a farlo nelle forme in cui sarà possibile. Quanto è importante l'inchiesta di Trani? Ma l'importante se non altro per far comprendere alla gente che le cose che noi denunciavamo erano vere, per cui si capisce perfettamente che noi non abbiamo un arbitro indipendente imparziale, che l'AGCOM è un organismo lottizzato dai partiti, che il Presidente del Consiglio può chiamare i membri di questo AGCOM e dire che cosa devono fare. Lei si immagina se questo fosse accaduto, lo so, per il calcio? Noi abbiamo avuto un problema con Moggi che cercava di condizionare gli arbitri, o perlomeno ha dovuto affrontare un processo che lo accusava di questo, ma è esattamente quello che ha fatto Silvio Berlusconi con la AGCOM, cercare di condizionare gli arbitri. Quelli sono i nostri arbitri. Gli ha detto guarda, fischia 3 calci di rigore contro Santoro. E loro sono stati lì a vedere come dovevano decretare questi 3 calci di rigore. Questa è una cosa allucinante, ripeto, se in qualunque altro paese, torniamo negli Stati Uniti, questa vicenda si chiamasse Obama, Obama non sarebbe più presidente degli Stati Uniti, dopo che ha operato un'interferenza così violenta nei confronti della libera informazione. No, quanto è minacciato oggi l'informazione in Italia? Beh, hanno chiuso, hanno praticamente chiuso la televisione. Informazione televisiva affidata ai Minzolini e ai Mimù, non c'è nemmeno la possibilità del controcanto, per cui possono mentire senza tema di smentita, non c'è nemmeno un minuto di televisione che li possa sbugiardare, proprio nel momento in cui dovrebbe essere più ampia l'offerta delle proposte di informazioni e più vasto il ventaglio del pluralismo, si chiude tutto, come l'ha scritto Gramellini e come chiude la domenica sportiva alla vigilia dei mondiali di calcio.